Buongiorno, benvenute, benvenuti allo studio della Siccità Niceritamita. Innanzitutto offriamo i nostri rispetti a Sri Goranga, Assicura Sri Goranga. Gurave Gora Chandraya, Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namo Namaha, Nityananda Kulodbhavam, Gora Prema Pracharakam, Vaishnava Charya Varyam, Namami Prema Gopalam. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, quarto capitolo, le ragioni dell'apparizione di Sri Chaitanya. Ora, queste due persone trascendentali si sono di nuovo unite nella forma di Sri Krishna Chaitanya. Mi inchino dinanzi a lui, che pur essendo Krishna stesso, si è manifestato con i sentimenti e la carnagione di Srimati Radharani. Stamattina riflettevo proprio su questo. In realtà, piano piano comprendiamo che queste riflessioni sono la misericordia di Krishna che si manifesta attraverso i devoti e le scritture. Sri Chaitanya è la personificazione di colui che cerca di comprendere Krishna che è amato da Radha. Così, proprio stamattina mi appariva costantemente questo, noi possiamo conoscere solo il Krishna che è conosciuto, ma Krishna, Dio, la persona suprema, non è conoscibile. Ci può essere solo una adorazione impersonale nei suoi confronti. Perché? Non c'è relazione. Mentre invece il Krishna di Madhumangala, dei suoi amici, il Krishna di Yashoda, di Nanda Maharaj, che dire il Krishna delle Gopi, di Srimati Radharani, quello lo possiamo conoscere. Allora uno dice, ma allora non, la relazione personale com'è? Quel Krishna che noi conosciamo, lui dopo viene da noi, ma è il Krishna di Radha, è il Krishna di Yashoda, è il Krishna dei pastorelli, in base al nostro sentimento. E quindi Radha e Krishna sono un'unica persona, ma avendo assunto due corpi, godono uno dell'altra, gustando le dolcezze dell'amore. Krishna stesso fa questo. Nella sua manifestazione di Dio, di colui che è l'origine di ogni potenza, di ogni l'onnipotente, in quel modo lì nemmeno lui ha il modo di conoscersi. E quindi diventa due. Così c'è. L'Asraya e il Visraya, colui che è conosciuto è colui che conosce. E Srimati Radharani è colei che offre se stessa a Sri Krishna. Sri Krishna, vedendo questo, resta strabiliato. E allora, in questo desiderio, si manifesta come Chaitanya. Chaitanya cerca di comprendere il Krishna di Radha. Questo è il Vaishnavismo Gaudiya. È il Krishna di Radha, non è Krishna. Perché se noi mettiamo Krishna senza Radha, chi è? Mi sapete, qualcheduno qui adesso mi sa dire chi è il Krishna,
che non è di rada? È impossibile. Da che parte incominciamo? Qui ce lo spiego un po', Srila Prabhupada. Queste due personalità spirituali, Radha e Krishna, sono un enigma per i materialisti. La descrizione di Radha e Krishna che abbiamo appena citato, estraendola dai diari di Svarup, Damodar Goswami, che è Lalita stessa nel Krishna Lila, è l'amica matura, è più grande in età di sì, Radha. Una spiegazione condensata, ma per comprendere il mistero di queste due personalità è necessario un grande intuito spirituale. Da dove viene questo intuito? Che incominciamo a speculare, a specchiarci in noi? Questo intuito viene proprio frequentando. Chi? Guru Sastra Sadhu. Perché Krishna stesso si manifesta in due per conoscersi, per realizzare l'aspetto più dolce di se stesso. Secondo la filosofia del Vedanta non c'è differenza tra il potente o Shaktiman e la potenza interna. Dov'è? E la potenza, essi sono identici. Non è possibile separarli l'uno dall'altra, come non si può separare il fuoco dal calore. Tutto ciò che appartiene all'assoluto è inconcepibile nell'esistenza materiale relativa, perché è relativa. Invece l'assoluto è assoluto. E noi dovremmo anche avere un po' di consapevolezza di questi due aspetti, anche a livello, di conoscenza. Perché la conoscenza sostiene il lila, sostiene la relazione. Ma come così, conoscenza dei vari aspetti della persona, che sia il padre, la madre, il figlio, l'amato, ci permette di approfondire la relazione. Ma l'amore non dipenderà mai da questo, quella è un'altra cosa. Però ci aiuta a comprendere meglio. Nella conoscenza relativa, quindi, è molto difficile assimilare questa verità dell'unità tra il potente e la potenza. La filosofia dell'inconcepibile unità e differenza, spiegata da Sri Chaitanya, è l'unica possibilità per noi di comprendere questi aspetti intricati della trascendenza. In realtà, Simati Radharani, questo è il dono di chi conosce Krishna. Del devoto. Chi è il devoto di Cristo? È colui che ha una relazione con Krishna. E quindi noi possiamo conoscere il Krishna che viene espresso qui. Non è che noi cloniamo la nostra relazione con la sua relazione, no? Noi conosciamo il Krishna di Radha o il Krishna, in questo caso il Krishna di Srila Prabhupada, no? Ma questo ci permette poi una relazione personale. Ieri sera raccontavo, perché eravamo lì, che cercavamo di capire se nel mondo spirituale esiste il Mahamantra. Allora mi è venuta in mente una storia che vi avevo già raccontato, che raccontava Bhaktivaibhava Puri Goswami Maharaj. Ogni volta si emozionava di un vecchio amico, era una scuola insieme di Nanda Maharaj, che sente, e lui abitava non a Vrindavana, e sente che il suo amico, il suo caro amico di scuola, aveva avuto un figlio già in tarda età e che tutti ne parlavano, che era speciale. E allora, dentro al suo cuore, capite, nasce il desiderio. Questo è molto emblematico. Ascoltando di questo, nasce il desiderio. E allora,
si prepara, parte, allora non c'erano mezzi, con carretti e così, arriva a Vrindavana e prima, in modo indipendente, cerca di vedere questo ragazzino, questo bambino, chiede in giro. E tutti dicono, ma è sempre in giro con i suoi amici, gioca di qua e di là, guardati intorno, ma lui passano i giorni e non riesce a vederlo. Non riesce. Ogni tanto sente il vociare dei bambini, ma questi scappano di qua e di là velocissimi e non ci riesce. Allora finalmente decide, dice adesso vado alla casa di Nanda Maharaj e lo saluto, così parole parole, poi dopo facendo venire chiederò se ma tuo figlio è qui? Ho saputo che hai un figlio. E così fa, no? E quando gli dice questo, Nanda Maharaj dice, ah, vuoi vedere mio figlio? Allora fa sì, però io non sono ancora riuscito a vederlo. Allora, e lì si emozionava sempre, poveri Maharaj, eh? E Nanda fa, Krishna, quello è il Mahamantra. Capite? Quello è il Mahamantra. Che non è un mantra. È una vibrazione d'amore. E cioè è il nome di Dio che non è diverso. Infatti, Krishna, anche se a giocare coi pastorelli, e lui quando gioca non smette nemmeno se Rohini, se Yashoda, Yashoda sì, ma è difficilissimo portarlo, C'è proprio le canzoni di Bhaktivinoda Thakur. Dai Krishna, vieni, tuo padre e Balarama sono già seduti, vieni, vieni che è pronto il pranzo, È molto difficile portarlo, ma sentendo questo richiamo d'amore, quello è il Mahamantra, questo richiamo d'amore, Krishna immediatamente dice, oh amici, mio padre è il mio, è colui che mi ama di un amore così immenso, mi sta chiamando, devo andare. E allora arriva. E l'amico di Nanda Maharaj può vedere Krishna. Quindi anche quando cantiamo il Mahamantra, quando noi diciamo Hare Krishna, che Radha è? Di Radha di chi? Radha può essere la Radha l'amica di Lalita, la Radha di Ananga Manjari. La Radha di Rupa Manjari. Krishna chi? Il Krishna di Radha, il Krishna di Yashoda. Cioè, se non ci mettiamo queste persone davanti, che è l'uno, chi è? È impossibile vederlo. Quello era un amico personale di Nanda Maharaj a Vrindavana e non riusciva a vedere Krishna. Ma con l'aiuto di Nanda Maharaj, con l'aiuto, con l'amicizia di Nanda Maharaj, immediatamente ha potuto vedere Krishna. In realtà Radharani è la potenza interna di Sri Krishna ed è lei che intensifica eternamente il piacere di Krishna. È lei il principio del rasa, del piacere di Krishna. Gli impersonalisti non possono comprendere questo concetto senza l'aiuto, eccoci qua, di un devoto Mahabhagavata. Il suo nome stesso, Radha, la definisce come l'eterna signora della felicità di Krishna, del benessere e della felicità di Krishna. Dalla sua posizione, Radha è il mezzo che trasmette il servizio dell'essere individuale a Krishna. Capite? Quindi, il Krishna nostro è il Krishna di Radha. È il Krishna conosciuto da Radha. Di nuovo. Data la sua posizione, Radha è il mezzo che trasmette il servizio dell'essere individuale a Sri Krishna. Per questo i devoti di Vrindavana cercano la misericordia di Srimati Radharani per poter essere riconosciuti come affettuosi servitori di Sri Krishna, per essere riconosciuti.
Quell'amico di Nanda Maharaj non era riconosciuto, ma passando attraverso Nanda Maharaj immediatamente: "Oh, sei un amico del mio papà." Sri Chaitanya Mahaprabhu avvicina personalmente le anime cadute e condizionate di quest'era del ferro per distribuire loro il più alto principio della relazione trascendentale col Signore. Quindi noi possiamo iniziare la nostra relazione grazie a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le attività di Sri Chaitanya si svolgono principalmente nel ruolo della posizione di piacere della sua potenza interna, cioè nel sentimento di Radha. Dio, la persona suprema e assoluta, Sri Krishna, è la forma onnipotente dell'esistenza trascendentale, della perfetta conoscenza e della perfetta felicità. La sua potenza interna si manifesta dapprima come Sat, e questo è Balarama, Sat Chit Ananda, esistenza. Tutto poggia su Balarama. Lui è l'esistenza. In altre parole, come la parte che espande la funzione di esistenza del Signore. Questa stessa potenza, quando esibisce la piena conoscenza, è detta Chit, Krishna, o Sambit, ed espande le forme trascendentali del Signore. Infine, la stessa potenza, quando agisce nella sua funzione di fonte di piacere, è conosciuta come Ladini, la potenza trascendentale di felicità. Così il Signore manifesta la sua potenza interna in tre categorie trascendentali, che sono anche la nostra identità, Sat Chit Ananda. Noi siamo frammenti di questo Sat Chit Ananda. Abbiamo le stesse caratteristiche, però essendo marginali possiamo subire l'influenza anche di Asat, Acit e Nirananda, dell'opposto. Ma ascoltando della meraviglia delle attività di Sisi Radhe Krishna, noi restiamo attratti. E dopo da lì si sviluppa la relazione. Sei dui eka ebe Chaitanya Gosani rasa asvadite done aila eka tani. Ora, al fine di gustare questo rasa, essi sono apparsi entrambi in un solo corpo come Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essi, Radha e Krishna. C'è una bellissima canzone che dice: Radha e Krishna eka tanuai nivudannamaje bamsi bajai. Radha e Krishna in un unico corpo, nei boschetti di Nidovan, abbracciati, suonano il flauto insieme. Avrete visto questa immagine bellissima, che Radha e Krishna sono abbracciati, e una mano di Radha e una mano di Krishna suonano il flauto che è alle labbra. Adesso non mi ricordo se è alle labbra di Radha o di Krishna. Penso che sia alle labbra di Krishna. Capite? In un unico corpo. Ecco, Chaitanya è la manifestazione di questa unione intima di Radha e Krishna. Ora, al fine di gustare questo rasa, essi sono apparsi entrambi in un solo corpo, come se Chaitanya Mahaprabhu. Iti laghi age kari tara vivarana, yaha aite aya gurera mahima katana. Descriverò quindi per prima cosa la posizione di Radha e Krishna. In questo modo sarà evidente la gloria di Chaitanya. Allora, come ha fatto prima, l'inizio di questo libro, della Dilila, ci ha parlato del maestro spirituale e della personalità di Krishna. Adesso ci parla della personalità dell'unione di Radha e Krishna per
poter comprendere meglio chi è Chaitanya. Radhika Ayena Krishnera Pranaya Vikara Svarupa Sakti Ladini Nama Ianara. Simati Radhika è la trasformazione dell'amore di Krishna. Krishna è fatto del puro amore per Radha e Radha è fatto del puro amore per Krishna. Simati Radhika è la trasformazione e la personificazione dell'amore di Krishna. È l'energia interna chiamata Ladini. Ogni amore deriva da questa Ladini Shakti. È l'amore di Krishna, ma è personificato in Radha. Radha è l'amore personificato, pensate. E Krishna è il ricettacolo di questo amore. Perché se c'è un amore, c'è anche un amato. No? Allora, Radha è l'amante che è Krishna è l'amato. Simati Radhika è la trasformazione dell'amore di Krishna. Ladini Karaya Krishna Anandasvadana Ladinira Dvarakare Bhaktira Posana. Questa energia Ladini dà piacere a Krishna e nutre i suoi devoti. Capite? I devoti sono nutriti dall'amore che Radha ha per Krishna. Non è una ricerca individuale, non c'è l'individualismo sfrenato che viviamo in questo mondo. Quella è tutta un'altra cosa, un altro mondo. Non esiste questo Vrindavana. Noi possiamo solo conoscere il Krishna che è conosciuto. E la prima conoscitrice di Krishna è Simati Radhara. Lei conosce talmente Krishna che Krishna non può sfuggire. Krishna, allora abbiamo detto che Simati Radharani è la trasformazione dell'amore di Krishna, però bisogna fare una riflessione importantissima. Qui può sembrare che Krishna è superiore a Radha, no? Oh, Radha che è la trasformazione dell'amore di Krishna. Ma questo amore, Madana Mohana Mohini, incanta colui che, perché per noi nel mondo duale leggere trasformazione o manifestazione, capite? E noi ci mettiamo la nostra realizzazione della dualità, perché siamo nel mondo duale. Solo il puro devoto, per quello che l'ha detto, questo amore non può essere compreso senza l'aiuto delle grandi personalità, e qui ce l'ha detto. Che possiamo comprenderlo solo con l'aiuto dei puri devoti del Signore. Questo amore incanta colui che è il ricettacolo di questo amore e ne viene completamente catturato. In tale modo da desiderare di comprendere tutto questo. E questo è Sicetan. Quindi questa energia Ladini, che è la personificazione dell'amore di Krishna, dà piacere a Krishna e nutre i suoi devoti. Nella spiegazione Srila Prabhupada dice: Srila Jiva Goswami ha spiegato in modo esauriente la potenza ladina nel suo Priti Sandarbha. Priti è proprio questa forma di amore così intimo e così, cioè, tale da essere personificato.
nella forma più sublime di Srimati Radharani. Egli afferma che i Veda stabiliscono chiaramente solo il servizio devozionale può condurci a Dio la persona suprema. Chi è il servizio devozionale? È Srimati Radharani. Solo il servizio devozionale può far sì che il devoto incontri il Signore Supremo personalmente. Capite? Quello che dicevamo prima. Noi possiamo conoscere solo il Krishna che è conosciuto, da Srimati Radharani. Quell'altro è la forma impersonale di Dio. È il potere, Shaktiman, che sfugge a ogni comprensione. Completamente. L'imperatore nel suo impeto di battaglia non è fermato da nessuno, non è controllato da nessuno. Anche le gopi quando incontrano Narayana o Krishna Kurukshetra non lo riconoscono. È un altro, è in un altro. Piano piano, anche per noi, entrare, cioè questo è il supremo tattva a riguardo di Dio, non è una cosa così da un momento, no? Bisogna essere pazienti, perché il cuore si deve conformare, qui lo dice, solo il servizio devozionale può condurci a Dio la persona suprema. Solo il servizio devozionale, vale dire, la tensione d'amore verso di lui. Ma chi è questa tensione d'amore? Che cos'è? Da cosa nasce? La Srimati Radharani, lei è l'origine. Questa è la Ladini Shakti. Può far sì che il devoto incontri il Signore personalmente. Perché Krishna riconoscerà l'amore di Radha in noi. Capite? Questa è la bellezza. Oh. Tu sei caro alla mia madre. Capite la storia che vi ho raccontato prima? L'amico di Nanda Maharaj incontra Krishna. Pensate che Krishna, nella sua forma, e tutte le forme di Krishna sono presenti. Krishna è la suprema personalità di Dio. Lui è consapevole. Pensate che non lo sapesse che quell'amico di Nanda lo stava cercando? Pensate che non sia consapevole adesso? Ma adesso lo riconosce come un amico di Nanda, perché è stato Nanda a chiamarlo per presentare. Questo è il servizio di devozione, questo è il canto del santo nome. Il canto del santo nome non è una pratica spirituale. O meglio, è anche una pratica spirituale. E se noi lo cantiamo con questo sentimento, resta una pratica spirituale. Capite? Questo adesso, nella meccanica quantistica, anche attraverso la scienza, stanno arrivando a queste conclusioni. Qual è la conclusione? I due innamorati che si sentono, cioè i due ragazzi che sono attratti l'uno all'altro, che cosa hanno nel cuore l'un verso l'altro? Capite? Può essere anche solo un affare per godere insieme, due persone che sono attratte e organizzano per uno dar piacere all'altro. Ma questo non è l'amore. Invece perché due invece si, altri due invece si donano completamente l'un l'altro? Allora, come cantiamo noi il Santo Nome? È un mantra? È un mantra che ci libera da tutti i problemi e ci porta al mondo spirituale? E questa sarà la nostra realizzazione. È molto impersonale. Ma io cantavo Hare Krishna. Cioè, capite che cosa ci sta donando Sri Chaitanya? Non l'ha detto, non è facile. Anche se io ne parlo, è perché
Ricevo l'ispirazione dall'Sri Chaitanya Charitamrita e da tutti i devoti che ho sentito parlare della Chaitanya Charitamrita. Allora il Krishna, il Chaitanya che c'è, ci riconosce. Ah, tu sei un amico di questo, capite? Krishna riconosce i coloro che si seguono la via di Radha immediatamente. Ah, e si viene accettati in base a quello. Noi siamo Ragatmika, Raganuga e loro sono Ragatmika. Tutti gli abitanti di Vrindavana, tutti coloro che discendono con Krishna per manifestare i suoi lila, sono Ragatmika, cioè loro sono energia interna. Seguendo le loro orme, noi saremo presentati al Signore. Questa energia la dà piacere a Krishna e nutre i suoi devoti. In che cosa consiste questa particolare attrazione che spinge il Signore Supremo ad accettare con entusiasmo il servizio devozionale? Qual è la natura di questo servizio? Quante volte abbiamo fatto questa domanda? Ma cosa devo fare? E guardate come è spiegato bene, eh? È il fatto che, così come cantiamo in modo distratto, noi siamo sempre lì in attesa di una benedizione. No? Ma questo non è, cioè, è come che i due ragazzi che si sentono attratti, sperano nel miracolo dell'amore. Ma l'amore è un desiderio profondissimo, capite? Che dire della relazione con Dio? Quindi non possiamo pensare che una pratica farà sbocciare questo amore. Questa pratica deve essere corroborata dal sentimento, dal desiderio. Non basta cantare Hare Krishna, non basta visitare i luoghi santi, fare tutte le attività propizie e meravigliose, non basta. Bisogna avere il sentimento di Radha. Questo è il servizio devozionale che ci sta spiegando qui. E lui ci dice, in che cosa consiste questa particolare attrazione che spinge il Signore Supremo ad accettare con entusiasmo il servizio devozionale, perché lui lo deve accettare, non basta che noi lo serviamo. E quando lo accetta, Lalita Visakha Adi Jati Sakivrinda, nelle canzoni dei nostri acciari, eh? Agyai Koriboseva Charanaravinda, con il permesso di Lalita Visakha, Agyai Koriboseva Charanaravinda. Io sarò inoltrato al servizio dei loro piedi di loto. E poi nell'ultima strofa dice: Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dasera Nudas, mettendomi come il servitore del servitore dei servitori di Sri Chaitanya. Seba Abhilasa Kore Narottama Das. E Narottama aspira fortemente a questo servizio. E qui ce lo dice. Qual è la natura? Le scritture vediche ci informano che Dio è la persona suprema, la verità assoluta, è sufficiente in se stesso, quindi che servizio gli puoi offrire? E che Maya, cioè tutto ciò che noi possiamo fare qui in questo mondo, non ha nessuna influenza su di lui, perché lui è soddisfatto. Come possiamo soddisfarlo? Pensate che possiamo soddisfarlo perché costruiamo un tempio di marmo pieno d'oro è già suo. Maya, qui Maya non è vista come di solito lo vediamo. Maya significa è tutto ciò che c'è in questo mondo.
non ha alcuna influenza su di lui, non è influenzato da niente. Noi possiamo donargli, come fai a donare a colui che possiede? Capite? Questo è coloro che adorano il Gange. Prendono, uniscono le mani, prendono un po' d'acqua del Gange e con amore e devozione, assorti completamente, lo rioffrono al Gange. E allora il Gange è soddisfatto. Perciò la potenza che vince Krishna deve essere puramente spirituale. Tale potenza non può avere nulla a che vedere con la manifestazione materiale. Dimentichiamoci di poter soddisfare Dio con palazzi, con denaro, con capacità, perché non è questo, non è possibile. Prima comprendiamo questo, è meglio, è per tutti noi. La felicità che prova Dio, la persona suprema, non può essere in alcun modo di origine materiale, come invece la concezione impersonalista della felicità del Brahman. Il servizio devozionale è uno scambio tra due persone. Quante volte lo diciamo e quante volte alcune persone dicono: ma che stai a dire? Ma io non ho nessuno scambio con Dio. Come faccio ad avere uno scambio? Sono l'ultimo degli ultimi. Cioè, anche questo modo di definirsi non è quello che Chaitanya ci ha detto. Trinadapisu nicena, non significa questo. Il servizio devozionale è uno scambio tra due persone, perciò non può essere localizzato in una persona soltanto. Noi non possiamo conoscere il Dio che non è conosciuto. La felicità della realizzazione del sé, il Brahmananda, non può quindi essere paragonata assolutamente al servizio di devozione. Dio, la persona suprema, è dotato di tre categorie di potenza interna: la Dini, la potenza di piacere, Sandini, la potenza esistenziale, e Samvit, la potenza conoscitiva, che sono Radha, Samvit, Balarama, l'esistenza, e Sandini, la potenza cognitiva che è Cristo. Nel Vishnu Purana il Signore è invocato con queste tre parole: O Signore, tu sei il sostegno di ogni cosa. I tre attributi, Ladini, Sandini e Samvit, esistono in te come un'unica energia spirituale. Le influenze della natura materiale, invece, apportatrici di gioia e di dolore e di una mescolanza di entrambi, non esistono in te. Quindi tu non li vedi nemmeno. È come se uno prendesse l'acqua del Gange senza nessun sentimento, che fai? Cioè, prendi una manciata di acqua dalla grande quantità dell'acqua e la rimetti nell'acqua. Hai spostato solo niente. Quindi che cosa possiamo offrire? Noi stessi. Perché le tue qualità non sono materiali. La Dini è la manifestazione personale della felicità di Dio, la persona suprema, lo strumento del suo piacere. Poiché la potenza di piacere è eternamente presente nel Signore, la teoria degli impersonalisti, secondo la quale il Signore appare sotto l'influenza della virtù materiale, non può essere accettata. Non è virtù materiale, assolutamente. Questa è una religiosità che definite il più grande imbroglio, è Kaitava Dharma, come abbiamo letto. Ancora imbroglia ancora di più nel peccato. Perché? Perché assume la forma invece di devozione, di religiosità, ma non lo è. Questa conclusione degli impersonalisti si oppone agli insegnamenti dei Veda, i quali affermano che il Signore è dotato di una potenza di piacere trascendentale.
Quindi solo passando attraverso questa fonte di piacere tu puoi arrivare a soddisfare Krishna. Quando la potenza di piacere di Dio, la persona suprema, si manifesta per la sua grazia nella persona di un devoto, questa manifestazione è chiamata amore per Dio. L'amore per Dio è un'altra definizione della potenza di piacere del Signore. Capite? Quindi l'amore per Dio viene dalla Ladini Shakti, Simati Radharani. Il servizio devozionale scambiato tra il Signore e il suo devoto è quindi una manifestazione della trascendentale potenza di piacere del Signore. Qui ci sta dicendo che Krishna ci riconosce solo se siamo al servizio di Radha, perché quella è la bhakti. Bhakti? La bhakti non viene da Krishna, cioè la bhakti è. Allora, la verità assoluta abbiamo visto, è in tre parti. No, ma la bhakti è la parte che viene dalla Ladini Shakti per soddisfare il ricettacolo di questo amore. Quindi Krishna nel ricettacolo e la Ladini Shakti o Simati Radharani è colei che offre questo. La potenza di Dio, la persona suprema, che lo arricchisce sempre di una felicità trascendentale, non è affatto materiale, ma i sankariti la considerano materiale perché ignorano l'identità del Signore Supremo e della sua potenza di piacere. Queste persone, nella loro ignoranza, non possono comprendere la distinzione tra la felicità spirituale impersonale e la variegata molteplicità delle potenze di piacere spirituale. La potenza Ladini dà al Signore ogni piacere trascendentale. E il Signore conferisce questa potenza al suo puro devoto. Appena vede Gopi Bhartur, Pada Kamalor, Dasa, Dasa, Nudas, allora immediatamente il Signore si manifesta. Cosa significa manifesta? Che scambia con noi. Abbiamo visto che l'amore è possibile solo in due, la relazione. No? Allora, prima noi. C'è il desiderio, ma questo desiderio deve essere accettato perché l'amore è fra due. Questa è la fede iniziale. Poi sadhusanga, bhajana kriya, la pratica, anartha nivritti, e togliere tutto ciò che è di ostacolo. Dopo Anartha Nivritti cenista, si diventa stabili perché non c'è più il disturbo. Ruci, si sperimenta una felicità, ma è una felicità che è cogliere la possibilità della relazione. Allora, a Shakti, si sviluppa un grande attaccamento, una certezza. E questa Shakti porta a Bhava, all'emozione spirituale che sfocia in prema, lo scambio. E questo tutto perché ci armonizza alla Ladini Shakti, a Simati Radharani. Satchitananda Purna Krishner Svarup Eka Ichakti Tandra Dare Tinarup. Il corpo di Krishna eterno, Sat, pieno di conoscenza, Chit, e pieno di felicità, Ananda, la sua energia spirituale che una si manifesta in tre forme, Sat, Chit, Ananda. Anandamse ladini samamse sandini, Chit amse sambit, yare gyana karimani. Ladini è il suo aspetto di felicità. Sandini è il suo aspetto di esistenza eterna e Samvit è il suo aspetto cognitivo, detto anche conoscenza. Queste tre forme personificate sono Ladini, Simati Radharani, Sandini,
l'aspetto esistenziale, che è Balarama, che è Sankarsana, il sostenitore di tutto, e il suo aspetto cognitivo, Samvit, è Krishna. Sono tre, ma sono uno. Infatti ha detto che tra Balarama e Krishna l'unica differenza è il colorito, è la funzione. E anche Radhe Krishna sono uno, ma adesso si manifestano in due. Capite? Allora Radhe Krishna svolgono i loro divertimenti sul palcoscenico di Sri Balarama. Balarama è colui che fornisce tutto, Sankarsana, tutto, tutti gli oggetti, tutti gli alberi, i fiumi, le colline. Krishna manifesta il desiderio e immediatamente si manifesta. Questo è il Lila, però questo è visto dal punto di vista della tattva. Ma il devoto, quando entra nella compagnia, dopo non vede più questo, ma vede solo la Vrindavana, è realmente un luogo di gioco eterno, di lila eterno, dove Krishna, con tutti i suoi associati, svolge le sue relazioni, i suoi giochi. Quella è la realtà suprema, come tante volte abbiamo detto. Qual è la posizione suprema di una personalità? Ma, cioè, capito? È un matto solo che se lavora soltanto, mangia soltanto, viaggia soltanto, qual è la parte più intima? Allora, se parliamo di due amici, è quando si incontrano e scambiano fra di loro la loro amicizia, giocando, facendo qualunque cosa. Se sono figli e genitori, è quando si incontrano. Casomai uno è lontano, si rincontrano, si abbracciano, vivono. E due amanti, quale sarà? Capite? Quella è Lila. E Vrindavana è solo così. C'è solo la parte più interna e personale, quella è l'energia interna. E noi, come parti integranti del Signore, possiamo partecipare. Però se vogliamo, preferiamo la parte istituzionale, per così dire, o di potenza, dell'imperatore, delle energie, dei poteri yoga, lo facciamo. Quindi quando preghiamo, ci rivolgiamo al Signore, dobbiamo vedere che sentimento abbiamo in noi, perché quello diventeremo, quel mondo vivremo. Pensate quanto è immensa e meravigliosa la potenza del Signore. Questo è Balarama. Il nostro desiderio viene soddisfatto, il desiderio reale però. Allora, qui Sri Chaitanya è venuto a darci un dono meraviglioso. Ci sta parlando della manifestazione più dolce del Signore. E ci dice, vuoi partecipare? Ecco, e qui ci sta spiegando proprio quali sono le caratteristiche. Nel suo trattato Bhagavad Sandarbha, Jiva Goswami spiega in questo modo le potenze del Signore. La potenza trascendentale di Dio, la persona suprema, con la quale egli mantiene la propria esistenza, mantiene la propria esistenza, cioè il terreno su cui cammina. È detta Sandini, la potenza trascendentale con quale egli conosce se stesso e fa sì che altri lo conoscono, invece è detta Samvit. La potenza trascendentale con quale egli gusta la trascendentale e fa felici i suoi devoti ed è lui è felice, è detta la Dini. Radha Krishna Balarama. La manifestazione totale di queste tre potenze è detta Vishuddha Sattva, verità assoluta. Vishuddha Sattva. E questo livello di varietà spirituale si manifesta perfino nel mondo materiale quando il Signore vi discende.
I divertimenti e la manifestazione del Signore nel mondo materiale non sono dunque affatto materiali. Noi li possiamo vedere con gli occhi materiali e avete visto quando Krishna era presente. Duryodhana non ci credeva, spinto da Shakuni, suo zio. E dopo Duryodhana gli dice: ma perché non m'hai forzato questa visione? Tu sei Dio. Ha detto: non è possibile, perché la relazione non si basa su una forzatura. Dovrai rinascere, rinascere, piano piano riacquisire quella consapevolezza, perché tutti, prima o poi, quelli che non ce la fanno, che diventano veramente tosti, per così dire, infatti quando Krishna è disceso ne ha liberati tanti. Quelli che noi chiamiamo demonioni, chi sono? Sono quelle anime che non vogliono capire il principio e arrivano a identificarsi talmente che non hanno più possibilità, cioè sono talmente grossolani che non hanno più una breccia piccolissima per lasciar penetrare l'amore dolcissimo di Vrindavan. E allora il Signore, nella sua misericordia, è detto ha tre ragioni per la sua apparizione. Pensate che una delle ragioni è per aiutare queste animelle. Queste animelle che noi vediamo come cattive anche oggi, no? Che noi condanniamo così, sono invece i più bisognosi della misericordia. E qui capire queste cose non è facile. Perché noi identificati con la materia li vediamo come ostacoli per gioire in questo mondo. Capite? Invece sono una grande benedizione. Perché ci dovrebbero far capire che non c'è modo di gioire di questo mondo. E allora noi vorremmo farli fuori per poter gioire del mondo materiale. Ah, se il cielo fosse limpido. Se non ci fossero questi che coinquinano tutto, per fare cosa? Per gioire di questo mondo. Pensate l'egoismo dove si nasconde, no? E qui ha voglia te di filosofi, di grandi scienziati, se non si capisce il principio dell'amore, non si comprende nulla. E noi ci scambiamo per, oh, quella persona è proprio evoluta, eh? A desiderio di. È solo egoismo. Cioè, detto dal punto di vista della Bhakti, è questo. Quindi, queste persone sono le più bisognose della misericordia. Lo vediamo che Nityananda aiuta proprio quelli. Quelli che nessuno, Jagai Madai, che nessuno vuole avere a che fare. Loro sono i più bisognosi, perché se non li aiutano, non ce la faranno mai. Non esiste. Advaita Acharya non è solo un puro devoto, lui è Mahavishnu, non ci riesce. No, non pensate che basta essere grandi devoti per toccare il cuore di queste persone. Quando diciamo, ah, un puro devoto può fare tutto. Sì, può fare tutto se Krishna lo permette, se gli dà il potere di fare, come fa con Advaita. In realtà Chaitanya gli dice, è stato il tuo desiderio che ha liberato tutti. In realtà è stato Chaitanya, ma è stato desiderato da Advaita Acharya. Se noi comprendiamo questo, comprendiamo il servizio di devozione. Il servizio di devozione non è mai in prima persona. Non può esserlo, perché questo è egoismo. Ma è sempre Gopi Bhartur, Pada Kamayor, Dasa, Dasa Nuda. Allora Advaita ha pregato per l'avvento di Chaitanya. Chaitanya fa il lavoro perché lui ha questo amore, ma non dice che l'ha fatto lui, ma che è stata la misericordia di Advaita. Capite? Allora se non leggiamo questo aspetto, no? Se noi ci mettiamo primi in categoria, la mia devozione, la mia capacità, quando la preghiera ha effetto, quando c'è questo sentimento, trinada pi sunicena, altrimenti è solo
un atto virtuoso di questo mondo materiale, anche se è il canto del Mahamantra Hare Krishna. Perché è detto che anche gli impersonalisti cantano Hare Krishna, ma come un mantra per ottenere potere. Ma è lo stesso nome. Certo, io posso chiamare il tuo nome con infiniti sentimenti. Posso chiamare il tuo nome per cercare di fare amicizia e imbrogliarti. Posso chiamare il tuo nome per tanti motivi. Ma come chiama il tuo nome, Radharani? Nessuno lo fa. Quindi se io seguo il suo sentimento, Krishna dice, oh, c'è una bella storia. Chaitanya incontra nel sud dell'India un devoto e appena vede la sua Bhakti, dice, tu devi aver incontrato Madhavendra Puri. Capite? Allora Krishna dirà, oh, tu stai soddisfacendo Simati Radharani, quindi io sono il tuo servitore. Chiedimi tutto ciò che vuoi. Questo è il metodo del servizio di devozione. Non esiste metodo di servizio di devozione in prima persona. Non esiste, non è visto, non accettato, non è nemmeno visto da Krishna. E questo è dura, eh? Non è visto da Krishna. Jiva Goswami lo spiega molto bene. Non è visto proprio. Perché abbiamo letto, se volete lo rileggiamo, che la felicità a lui arriva solo attraverso la Ladini Shakti. Sarebbe come rendere felice uno che solo sentendo l'odore del cavolfiore, per dirvene una, gli viene da vomitare e tu continui ad offrirgli il cavolfiore, lui non lo vede proprio, anzi ti caccia via. Anche ci può essere tutto il tuo buon sentimento, ma quale sentimento se non conosci la personalità di chi stai servendo? Non c'è sentimento, capite? Questo è l'impersonalismo. L'impersonalismo vogliono forzare la soddisfazione di Dio in modo impersonale. Non è possibile. Tu puoi cantare tutto quello che fai, che vuoi, puoi dire quello che vuoi, ma c'è un modo in cui Krishna ha piacere attraverso la sua Ladini Shakti. In questo senso ci aiuta la conoscenza. Capite? Ecco perché ce la sta spiegando. Quindi la manifestazione totale di queste tre potenze, detta Vishuddha Sattva, e questo livello di varietà spirituale si manifesta persino nel mondo materiale quando il Signore discende. La Bhagavad Gita conferma che chiunque comprenda la natura trascendentale dell'apparizione, quindi della manifestazione di questa Vishuddha Sattva in questo mondo, diventa degno di essere liberato perché capisce il modo per relazionare con il Signore. Può entrare allora nel regno spirituale per godere della compagnia di Dio, la persona suprema, e reciprocare la potenza Ladini in una relazione col Signore. Alcuni pensano che sia una conoscenza tecnica. No? Ah, io allora devo capire le ragioni della venuta e studiano e questo e questo. No, qui è da capire. Comprendendo la Vishuddha Sattva, tu capisci che c'è un sostegno per tutta la realtà. C'è il goditore di questa realtà, il conoscitore, il goditore di questa realtà, e c'è l'energia che dà piacere, eh? Il lila è sostenuto da Sankarsana, che è come, non so, uno che prepara un bel giardino, tutto quello che serve per i due innamorati, così possono vivere la loro storia d'amore. Capite? È bello se c'è una bella fontana, se ci sono alberi per
profumatissimi, le api ronzanti, e un tappeto verde, l'atmosfera, ma questo è sempre solo, noi lo comprendiamo da un punto di vista materiale, duale. No? E poi c'è l'innamorato, ma c'è anche l'amato. Chi gli può dare piacere? Lui trae piacere dalla fontana, da tutto il resto, ma perché? Perché c'è la sua amata. Altrimenti è impersonale. Capite? Se non c'è l'amata, ha anche tutta la fontana, tutto il resto. Quindi là il Vishuddha Sattva è sempre perfetto nella sua completezza. Può allora nel regno spirituale, può allora entrare nel regno spirituale per godere della compagnia di Dio, la persona suprema, e reciprocare la potenza ladini in una relazione con il Signore. Pensate, qui ce la dice proprio. Ognuno di noi può ritornare nel gioco meraviglioso del Signore e ritornare nella relazione col Signore. Nell'influenza della virtù materiale non si trova traccia, scusate, si trovano solo tracce di passione e di ignoranza, perciò la virtù materiale, essendo missa, è detta Misra Sattva. Le varietà trascendentali invece della Vishuddha Sattva è completamente libera da queste qualità perché è solo impregnata nel prema. Non c'è passione e ignoranza, non esiste. Nemmeno la virtù materiale, che è ancora una manifestazione molto elevata, però sempre della trasformazione delle due principali, che sono l'ignoranza con l'interazione con le altre due. Il Signore e i suoi devoti partecipano simultaneamente della Ladini Shakti. Cioè il devoto diventa nelle sue forme, è la suprema, poi vedremo che è quella della Manjari, assistente di chi? Della Ladini. Sentite cosa dice. Il Signore e i suoi devoti percepiscono simultaneamente la potenza ladini direttamente grazie al potere della Sambhi. Cioè, per il servizio a Krishna, completamente assorti nella ladini shakti. Quindi il Signore accetta il nostro servizio quando noi assumiamo il sentimento di Simati Radha. Eguru Gyana Dadina Bandhu Svananda Data Karunaika Sindhu Vrindavanasina Itavatar Vrindavanasina Itavatar. Anche se il puro devoto è già a Vrindavana, lui Avatar viene per insegnarci che cosa? Per mostrarci cosa? Prasida Radha Pranaya Prachara. Lo stesso amore che Radha per Krishna. Perché solo così noi possiamo essere riconosciuti da Cristo. Bene, sentite i rintocchi, ci fermiamo qui. Vedete come piano piano ci conduce sempre di più, anche attraverso il principio della tattva, della conoscenza, a comprendere la persona. Perché vi ho detto, è fondamentale comprendere. Krishna è una persona, quindi ha dei gusti. Balarama è una persona, ha dei gusti. Simati Radharani è una persona, ha dei gusti. Noi siamo una persona, abbiamo dei gusti. E quindi comprendere questo, ma questa è solo il mezzo che ci conduce poi al fine, che è la pura relazione d'amore. Bene, grazie infinite per la vostra partecipazione. Buona giornata e a domani per continuare con questo nettare. Jai, Radhe Radhe. Grazie.